Allora, Monica, cosa ti ha lasciato questo percorso con le psiconcologhe che si è tenuto qua al Businco per quasi un anno? Sì, è una bellissima esperienza. In tutti questi mesi è emersa una parola, condivisione, dividere con, perché solamente la condivisione con persone che hanno in qualche modo affrontato lo stesso percorso di malattia e di ripresa di una quotidianità, tra virgolette, normale, permette di poter alleggerire tanti mesi di cura. Comunicare significa avere un feedback e trovare degli strumenti nelle parole degli altri che possono aiutarti a riequilibrarti o ad alleggerire il tuo percorso. Quindi comunicare è assolutamente indispensabile con gli strumenti giusti. Il fatto di aver avuto due psiconcologhe che ci hanno consentito a fine riunione o un incontro di tessere il filo di tutte le nostre esperienze, dei nostri discorsi, delle nostre emozioni, del nostro vissuto, ci permetteva di tornare a casa cariche, senza farci carico del fardello degli altri, ma cogliendo il lato più positivo delle riunioni e della comunicazione che si sviluppava. Io sono ritornata qui come paziente dopo 10 anni, si può dire per un nuovo problema, perché ci sono state delle metastasi e mi sono resa conto che non potevo farcela questa volta da sola. Ed è grazie ad una persona, una mia amica, che ho scoperto che esisteva un gruppo di supporto psicologico. Non ho mai saputo l'esistenza di questi gruppi, però ho pensato che questa volta potesse essere un'opportunità per me, far parte di un gruppo dal quale poter attingere delle energie, delle risorse che io non possedevo più. Cosa mi ha dato? Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato, anche se in un primo momento mi sono sentita quasi forse non idonea a quel gruppo, perché mi sembrava che ci fosse, che gli altri raccontassero delle cose per me già vissute, scontate, di non essere in quel momento forse parte di quel gruppo, che non fosse il gruppo giusto. Ma poi, trovando la forza di restare, ho capito che in realtà ognuno mi poteva dar qualcosa, anche se erano le stesse cose che avevo già vissuto 10 anni prima. Anzi, questa volta con la possibilità di scambiarci delle situazioni che vivevamo, ognuna di noi, la rabbia, la disperazione, la difficoltà di condividere quello che stavamo vivendo in casa, con gli amici, col mondo, diventa veramente difficile quando si vive da pazienti oncologici e soprattutto, dico, quando si ritorna a rivivere la stessa esperienza, quando pensi che ormai ne è riuscita. Nonostante ciò, ecco, io penso di aver ritrovato quella forza, anche la serenità, la voglia di combattere grazie al gruppo. Quindi il gruppo è un'opportunità per tutti. Io penso che veramente questa opportunità ci sia sempre, non sia solo un'occasione come questa volta, che è stato frutto di un'iniziativa di un gruppo. Spero veramente che sia un qualcosa di stabile all'interno di un presidio come quello che è l'oncologico. Allora, Francesca, cosa ti ha lasciato questo percorso, questa esperienza con le psiconcologhe? La capacità di trovare forza anche negli altri, di non fermarsi comunque, che la cura non è soltanto le pastiglie o la terapia o l'intervento, ma è anche il parlare, la parola proprio come qualcosa che ti dà una mano, all'interno di un cerchio di donne molto forti. Quindi una sorta di sorellanza. Una sorellanza però particolare, una sorellanza genetica, più che quasi proprio una sorellanza genetica a distanza, anche persone che vengono da un mondo che è completamente diverso dal tuo, ma con il quale hai veramente un contatto molto forte. Diciamo che la parola chiave è la condivisione. Assolutamente sì, condividere come capacità di parlarci, di trovare soluzioni e di dividere il peso, che a volte comunque è un po' pesante, decisamente come peso, comunque ne vale la pena. Cosa ti porti via quindi da questa esperienza?
lo stare insieme, la capacità del cerchio di trovare le soluzioni, il sostegno. Il cerchio non esclude e non include, il cerchio c'è semplicemente ed è questo il fatto che pian piano abbiamo capito che siamo davvero una con l'altra spalla a spalla. Tu per lavoro ti trovi ogni giorno anche faccia a faccia con queste realtà? Io dico sempre che sono bigama, perché da operatore sanitario divento paziente e poi ripasso operatore sanitario e poi ridivento paziente. È una situazione a volte non facile, però ti permette di vedere, di trovare il meglio dei due mondi e anche la possibilità di riuscire a trovare soluzioni per i due mondi, perché a volte non è facile neanche essere dall'altra parte, quale che essa sia, della striscia. Quando ho iniziato questo percorso, all'inizio, sono sincera, ho avuto anche un po' di timore, nel senso che avevo paura di riniziare da capo il percorso della malattia, rivivendo determinate emozioni, determinate sensazioni, che ai primi incontri mi hanno molto spaventato. Successivamente, con l'andare avanti degli incontri e con rendermi conto che dall'altra parte appunto c'erano le figure delle psiconcologhe che comunque ci permettevano di tornare a casa non portandomi, ecco, come bagaglio il peso di esperienze tra virgolette dolorose, ma prendere da queste esperienze gli aspetti tra virgolette positivi e quindi di trasformare questi eventi in una forza maggiore. E quindi ecco, venire agli incontri avendo fiducia in queste persone e soprattutto riuscendo a capire che potevo affrontare queste emozioni forti ancora una volta, però con una guida che trasformava queste paure, queste emozioni in forza e in coraggio. Ho fatto il tutto convinta e ho avuto esattamente quello che mi aspettavo. Cioè non mi sono sentita più sola, non mi sono sentita unica, ho avuto conforto a certe cose che non ero sicura di capire e consiglierei a tutti di farlo. Infatti oggi come ultimo incontro che ho parlato con le pazienti, ho consigliato a tutte di portare a casa questo messaggio che serve anche ai familiari, serve moltissimo. Per aiutarsi e per aiutare loro. Le psiconcologhe parlavano della giusta distanza nell'aiutare. Sì. Questo messaggio pensa che sia importante? Sì, molto. E infatti era il mio problema, perché volevo capire qual era la giusta distanza. Perché ritengo che la condivisione con i familiari sia una cosa indispensabile. Cioè voler proteggere un familiare significa fargli del male. Significa fargli del male perché non sa mai, ma mi sta nascondendo qualcosa, ma è così come dice. Ma invece la condivisione, il fare il cammino assieme serve e ritengo che serve anche al paziente.